Viene segnalata ormai diffusa sul territorio nazionale la presenza di varianti virali. Allora, noi conosciamo almeno tre varianti che in qualche misura a livello internazionale sono state codificate e destano una certa precauzione. Quella che è più nota è la cosiddetta variante inglese o variante UK, quindi Regno Unito. Le altre varianti, quella brasiliana e quella sudafricana in particolare, hanno delle mutazioni in più rispetto a quella inglese e che possono ridurre parzialmente la efficacia dei vaccini. Quindi è chiaro che la comparsa e la circolazione di queste varianti, che cosa ci dicono? Che dobbiamo sbrigarci con le campagne vaccinali, dobbiamo diminuire la velocità di circolazione virale a tutti i costi, in modo da cercare di arginare quindi anche la formazione e diffusione di queste varianti. È chiaro che più è stata precoce la data di introduzione della variante, maggiore è stata la probabilità che si diffondesse, perché questa variante che fa corre più dei ceppi circolanti normali, per cui tende in qualche modo a diventare predominante, come è successo né più né meno in Inghilterra, e questo fa sì che quindi si sostituisca agli altri ceppi circolanti. La variante inglese in particolare è quella che sta crescendo di più e sappiamo che nell'arco di 5 o 6 settimane potrebbe sostituire completamente o quasi la variante, l'altro virus attualmente circolante. L'altro dato, ripeto, per quanto riguarda la variante inglese, è il dato positivo che sottolinea ancora una volta quanto ha detto il professor Rezza, che comunque risponde, in qualche modo il vaccino è efficace in questo caso, e quindi la nostra azione da una parte deve essere fare mitigare, quindi rafforzare le misure per la mitigazione, dall'altra incrementare nei limiti della disponibilità dei vaccini la copertura soprattutto delle fasce più deboli.